Non è meraviglioso stare all'aperto, in mezzo alla natura? Oh, quella era una zanzara? Odio gli insetti! Ah, un posticino perfetto, sistemiamoci qui per il picnic. Sei sicura? Oh, ok, mi siedo. Quanti insetti! Oh, perché questa mini bibita? È tutto quello che avevano in negozio. Ok, per fortuna non ho sete. Guarda questo donut. Che buon profumo! Anche un lecca-lecca, wow, grazie! Amo i lecca-lecca. Ehi, ma quello di Emily è più grande! Non ci credo, sono invidiosa di un lecca-lecca, accidenti! Allora è così, eh? Va bene, ti rendo pan per focaccia, non vedo l'ora di assaggiarlo! Mi prendi in giro! Non è bellissimo? Ok, capisco la situazione. Guarda qui! Ehi, dove siamo? Wow, è fighissimo! Pronta a partire? Mi chiedo che cosa avremo. Sì! Ho avuto il piatto grande! Ah, certo, naturalmente. Davvero, voglio parlare col direttore! Non è giusto! Ok, andiamo avanti. Ah? Quello è un vaso? Che cosa hai trovato? Dai un'occhiata. Questo sì che è grandissimo. Wow! Capisco se sei invidiosa. Aspetta, ma è terriccio. Prova ad assaggiare. È buono! Ne sei sicura? Voglio controllare. Non ne sono così sicura. Ma... Oh, è terriccio! Che schifo! Che sta succedendo? Non ci credo, che ridere! Sono biscotti sbriciolati, vedi? Cosa? Ti sembra giusto? Adesso hai anche la nausea! Wow, c'è un altro piatto, Wendy, guarda! Da dove è sbucato fuori? Apriamolo! Questo è tutto! Io prendo la caramella! Bisogna essere veloci! Ha un bell'aspetto, non vedo l'ora di assaggiarla! Aspetta! Oh? Cosa? Che c'è? Dovremmo piantarle! Ok? Ah, lo sapevo! Non dicevo sul serio di mangiarle! Ecco qui! Ora possiamo annaffiarle! Quanto tempo impiegano per crescere, secondo te? Non ho mai piantato nulla prima d'ora! Ehi, che sta succedendo? È fighissimo! Lo vedi? È un peperoncino! Wow, è fantastico! Il mio seme non cresce, invece! Che sto facendo di sbagliato? Non saprei! Forza, piantina, cresci! Oh! Wow! È come un fagiolo magico! Credi che lassù ci sia un gigante? Ehi, perché continua a salire? Non ha molto senso. In ogni caso, io adoro la mia piantina di peperoncino. Lo assaggerò. Quanto piccante potrà mai essere? Credo piuttosto piccante, vediamo. Finora... tutto bene. Aspetta. Oh, ho un po' di... Tutto bene? Posso aiutarti? Magari con un po' di latte? Dammelo! Oh, sì, va molto meglio, grazie. Phew. Ok, tocca a me. E prima però devo togliermi la giacca. So già che me ne pentirò. Wow, guarda quanto è grande! È un peperoncino gigante. E abbiamo finito il latte. Buona fortuna. Ne avrai bisogno. E così è giunta la fine. Ricordami sempre così, carina e piena di vita. Riesco a malapena a ficcarlo in bocca. Ehi, non è così male. Credo che dentro ci sia qualcosa. Caramelle! Wow, non me l'aspettavo. Ce ne sono un sacco. È fantastico, guarda, Wendy. Che fortuna hai avuto. Assaggiamole. Wow, buonissima. Ne voglio ancora. Mi chiedo che cosa ci sarà questa volta. Aspetta, mi chiama qualcuno. Scusa, devo rispondere. Scusa un attimo. Pronto? Ehi! Si dà il caso che stiamo affrontando una sfida. Ok, deduco che la tua chiamata sia più importante. Aspetterò. Mi sembra bellissimo. Ah? Ho avuto il piatto piccolo. Che seccatura. Aspetta, forse non mi è più necessario. Non lo saprà nessuno. È il delitto perfetto. Scusami per prima. Allora... come procede? Wow! Ho il piatto grande! Ma perché sono così pochi? Dovrebbero essercene di più! Cosa?
credevo che fosse il piatto grande. Se l'avessi saputo, non avrei scambiato i piatti, accidenti. E cioè... Hai fatto cosa sul serio? Bastoncini al cioccolato con un tocco di tradimento, vero? Oh, beh... Così va meglio. Wow! Oh, andiamo! Non è giusto, sono folle di invidia. È fantastico! So cosa fare. Prenderò due bastoncini al cioccolato, questi sono perfetti. E tra poco arriva il bello. Guarda un po'. Servono luci d'atmosfera. Fortissimo, vero? Sembra di essere in discoteca. Oh, che delusione. Un momento, Wendy. Mettiamoci in posa. Ti senti bene? Ehi! Che? Ops! Mi sono lasciata trasportare, scusa. Succede tutte le volte. Oh, beh, almeno un po' di cioccolato. Che profumo favoloso. È delizioso. Un sogno. Ne voglio ancora. A me, li voglio tutti quanti. Sì, mangiarli sembra un'idea più sensata, in effetti. Delizioso. Oddio, questo è il top, sono nel paradiso del cioccolato. Oh, me ne restano solo due. Vorresti fare a cambio? Che ne dici? Cosa? Fammici pensare. Non penso sia uno scambio equo. No. Almeno ci ho provato. Ma certo. Ti ritrarrò con questo cioccolato. Ecco qui. Resta lì dove sei. Penso di aver finito. Ehi, guarda qua. Sei tu, che ne pensi? L'hai disegnato tu. Fa vedere. Sono proprio io. Ora mi sento in colpa. Dai, tieni questo. Lo custodirò con cura. E io mi mangerò questo. È buonissimo. Ne valeva la pena. Fatti sotto! Dovevamo farlo. Sono squisiti, vero? È ora del prossimo round. Forza, piatto grande! Sì, è il mio giorno fortunato! Cosa? Dov'è il cibo? È uno scherzo, vero? Wow, e quella che cos'è? È una mappa! Oh, che emozione! Credo che sia una mappa del tesoro! Sembra che io stia per partire per una grande avventura! Non ho i vestiti adatti, ma so cosa fare, così va molto meglio! E la mappa viene con me! Ci vediamo presto! Dove sta andando? Fa nulla, mi mangio un ovetto! Che profumino! Chissà che cosa c'è dentro! C'è solo un modo per scoprirlo! Prima la sicurezza! E adesso voglio un martello! Prendi questo! No, oh, che delusione! Pensavo ci fosse molto più di questo. Che strano! È un semplice ovetto vuoto. Oh beh, è sempre cioccolato. Gustoso! Wow! Potrei mangiarne tutto il giorno. Che buono! Qualcosa non va qui. Wow, che panorama! Wow, quanta strada ho fatto! Un attimo. La mappa è al contrario, è un classico. Così va molto meglio. Un attimo. Ah, credo che ci siamo, la X segna il punto. Oh, è un uovo d'oro ed è enorme. Ehi, oh, ce l'avevo quasi fatta, ma adesso è mio. Guarda, è un uovo d'oro. C'era un uccello enorme, mi ha inseguito e poi... Ma di che cosa stai parlando? Cosa c'è dentro? Aprilo. Ok, facciamolo. Lo spezzo in due, questo insolente. Sto indietro, wow! Ha funzionato davvero! E adesso me lo mangio! Ho una fame! Non ho mai mangiato dell'oro! È un po' croccante! Ma è fantastico, mi piace! Credo di avere dei gusti raffinati! Posso assaggiarlo? Cosa? No, è tutto mio! Trovati il tuo uovo d'oro gigante! Perché sei così cattiva? Certo, prenderò soltanto questo qui! Ah, non sospetta nulla! Forza, apriti, apriti! E questo che cos'è? Adoro le sorprese! Wow, è una maschera! Una maschera strana e paurosa! Ho un'idea! È ora di divertirsi un po'!
Delizioso. Dammi l'uovo. Wow, è andata meglio del previsto. Adesso posso assaggiare l'uovo. Non vedevo l'ora. È delizioso. Oh, oh, questo suono non mi piace. Ciao. Adoro questa parte. E il senso di aspettativa. Sì, grazie. Oh, beh, che si può fare? Oh, è minuscola. Guarda, Wendy. Cosa dovrebbe essere questa? Ehi, esigo delle spiegazioni. Una lente di ingrandimento. Grazie. Almeno sembra più grande così. Ma sono ancora delusa. Wow, com'è successo? Grazie. Oh, guarda quel barattolino. Scommetto che mi invidi. Purtroppo sì, amo la crema al cioccolato. Aspetta, ho un'idea. Mi serve una mini cucina. Perfetto, e adesso mi serve una mini padella. E anche del mini pane. Può bastare. Accendiamo il fornello. Poi metto il pane nella padella. Wow, è proprio bello. Anch'io voglio del pane. Ha funzionato. Non lo faccio tostare, va direttamente nel barattolo. C'è qualcosa di meglio. Buonissimo. Sono al settimo cielo. Dovrebbero insegnarti il bon ton a tavola. Oh, il mio toast è quasi pronto, non voglio bruciarlo. Oh sì, questo era quello che intendevo. Buonissimo, eh? Wow, è fantastico. Il cioccolato va bene su tutto. Emily, devi provare questo. No, grazie. Dovrebbe andare. Che profumino. Ma adesso diventerà ancora più buono. Mi serve la crema al cioccolato. Prenderò una cucchiaiata. Non ci entra. Oh, che seccatura. Ma certo, posso riscaldarla. Così sarà tutto più facile. Solo un altro po'. Credo che possa bastare così. Sembra che vada bene. Oh, scotta. Adesso la verso sul toast. Ancora qualche goccia. Ecco qui. Che fragranza deliziosa, assaggiamolo. Wow, sono le piccole cose della vita che ti danno maggiori soddisfazioni. Oh, hai detto qualcosa? Non ti fermare. Ma ancora, ancora. Perfetto, cioccolato buonissimo. Mi fa impazzire. Questo è il massimo, mi sento così viva e fantastico. Oh mio Dio, che hai combinato? Puoi darmi un po' di cioccolata, ti prego? Cosa? Vorresti questa? Serviti pure. Grazie, amica. Wow. Oh, sì. Ne vorresti ancora, vero? Tienila lontana da me. Pronto per la prossima sfida? Ho un po' di paura, ma ok. Non abbiamo tutto il giorno. Visto? Non è difficile. Non è successo niente. L'hai rotto, forse? Ah, che delusione. Che cos'è questa puzza? Scusate, non fate caso a me. Salve. Hey. Qualche problema? Il tasto si è rotto. Il tasto? Ah, certo, ho capito. Reggi. Ecco fatto. Va meglio? Oh, in effetti sì. Ci sono così tanti vermi gommosi e sembrano buonissimi. Li voglio prima io. Ehi! Li voglio io. Sono miei. Justin, dammi un vermetto. Ma non ti piacciono neanche. Stai scherzando? Va bene, ho un'idea migliore. Ho qui la mia bibita. E anche una grossa ciotola. Non fare caso a me. Metto i vermetti gommosi nella ciotola. Poi verso dentro la bibita. Devo metterla tutta. Ok, adesso mescolo. I vermetti devono sciogliersi nel liquido. La mistura sarà bella uniforme. Così ci siamo, direi. Oh, ho capito, che stai facendo? Versa dentro. Non farlo cadere. Ora lo facciamo riposare un po'. Mettilo qui sul tavolo. Sbucciamo un po' il tubo. Wow, guarda! Un vermetto gommoso gigante! Ho la collina in bocca. Non vedo l'ora di assaggiarlo. È buonissimo! Wow, lo adoro! Potrei mangiarlo tutto il giorno. Oh, da qui!
Ehi, lo stiamo mangiando! Chissà quanti pesci gommosi pescherò con questo. Esistono i pesci gommosi. Oh, uno ha abboccato. Mi sa che è bello grosso. Wow, guarda che roba! Magnifico! Vediamo. Aspetta, scelgo io. Dice piccolo. Avrei dovuto sceglierlo io. Pazienza. Vedi anche tu quello che vedo io? Ma è un occhio! Ho sempre voluto gli occhi verdi. Morbidissimo. Ed è grande proprio come un vero occhio. Ti faccio impressione, vero? E tu che cos'hai? Grande! Proprio come speravo! Dalla a me! È pronto! Ta-dam! Un occhio grande quanto la tua testa! Non vedo l'ora di affondare questo morso! Forza! Non so neanche da dove cominciare! No? Il mio invece va giù in un sorboccone! Gommoso e gustoso. C'è il succo d'uva. Buonissimo. Più è cremoso e polposo e più mi piace. Buonissimo. Ed è anche delle dimensioni giuste. Non sempre più è grande più è buono. Forse devo cambiare angolazione. Adesso ci siamo. Limone lime, come piace a me. Non fare caso a me. Pronti? 1, 2, 3. Com'è eccitante! Ma dov'è? Justin, guarda, lo prendo io! Wow, oh no, non stavolta! Justin, dico sul serio, smettila! Metti giù il calice, bravo! Adesso premo di nuovo il tasto. Wow, straordinario, fallo di nuovo! Ancora, ancora, incredibile! Già, visto che è bello? Ma sì! Dai a me il tasto! Guarda! Oh? Wow! Guarda! È stata opera mia! Non male! Sembra un acquario! Ho un'idea! Ho qui un frappè alla fragola. Lo verso nel bicchiere. Ne servirà tanto per riempirlo. Ecco, vedi? Ho grandi piani a dir poco. Che bicchierone di frappè! E non è tutto. Aggiungiamo la panna montata. Sarà un capolavoro. Ok, e adesso? Adesso mettiamo i marshmallow. Qui sopra la panna montata, vedi? Aggiungono dolcezza. E anche un po' di colore. Tocca a te. Che ne pensi dello zucchero filato? Sembra una nuvoletta di zucchero. Ecco, ne metto dei pezzi sopra i marshmallow. Wow, è incredibile! Ma non abbiamo ancora finito. Dobbiamo metterci delle caramelle. La mia parte preferita. Così sarà anche croccante. Guarda, io ho delle cannucce di cioccolata. Wow, buttale dentro. Se mi vedesse il dentista, chissà quante me ne direbbe. E credo sia tutto. No, manca una cosa. Una bella cannuccia al centro. Ora possiamo berlo. Wow, una vera festa per la mia bocca. Devo assaggiarlo. Ne voglio ancora. Justin? Qualcosa è andato storto. Che c'è che non va? Sai cosa? Io lo lascio lì dov'è. È strano, vero? Pazzesco, sono diventato gigante! Stai bene? Devo fare qualcosa? Premo il tasto, vediamo che succede. Dov'è il bicchiere? È quassù! Oh, è così piccolo! Ma com'è buono! Justin, torna qui, dico sul serio! Wow, mi sto rimpicciolendo! Wow! Ah, che sollievo!
Sono felice di essere di nuovo me stesso. Già, solo non guardarti allo specchio. Come dici, non ho sentito. Fa niente. Non osare! Perché? Mi stava piacendo. Va bene, ne farò un altro dopo. Sasso, carta, forbici! Quale scelgo? Vediamo. Questo. A quanto pare hai perso. Facciamola finita. Niente male, proprio niente male. Stavo morendo per un hamburger. Col ripieno gustoso. Vuoi una mano? Basta farmi sentire in colpa. Non condivide mai nulla. Ma guardate che cosa ho io. Si comincia. Non posso crederci. Praticamente è come 100 hamburger in uno. Stiamo scherzando? Sei tutto mio. Non vorrai mica mangiarlo tutto. E come? Ammira. Cipolla extra, il mio preferito. Veramente buonissimo. Ma non è giusto. Ok, sono ufficialmente pienissimo. Oh, cavolo, adoro le ciambelle. Ma le ciambelle colorate sono ancora meglio, non è vero? Oh mio Dio, credo che questa sia la prima sfida. So cosa fare. Aspetta. Che c'è? Mi prendi sempre le cose. Oh, incredibile, stai già mescolando l'impasto. Certo, sono molto brava a cucinare. Verso l'impasto in questo recipiente. Dovrebbe bastare. Aggiungo un po' di colorante. Cominciamo con il blu. Prendo il sacchetto adesso e lo spremo un po'. In questo modo mescolerò il colore. Ottimo! È arrivato il momento dello stampo per le ciambelle. Uno alla volta userò dei colori diversi. So già che il risultato sarà bellissimo. Ho fatto abbastanza impasto, sì. Ecco il tocco finale con del giallo. Hanno un aspetto fantastico. Mettiamoli subito in forno. Beh, anch'io sono in grado di preparare qualcosa. Non voglio creare da zero, il procedimento è quasi sempre noioso e lento. Ecco qui delle piccole ciambelle che posso colorare, che carine! Non riesco a scegliere il mio colore preferito. Un po' di zuccherini le renderanno ancora più invitanti. Oh, la bellezza di queste ciambelline mi fa quasi piangere! Devo provarne una. Au! Verde, sei stata cattiva! Ecco qui, sono rimaste nel forno il tempo giusto. Posso già dire che hanno un buon profumo. Ovviamente sono coloratissime. Beh, le ciambelle devono assolutamente avere delle decorazioni. Le immergerò una per volta in questa glassa. E poi le passerò sopra gli zuccherini. Oh, wow! Le mie piccole ciambelle arcobaleno sono carinissime. Cavolo, odio le mie ciambelle! Wow, le tue sono bellissime! Sei in arresto per violazione di domicilio. Aspetta, senti anche tu questo odore? Sì, un buon odore. Aspetta, se n'è andata. A questo punto vado. So che viene da qualche parte. Da questo tavolo. Credo che mi nasconderò. Qualcuno di voi ha combinato qualcosa, vero? Va bene, lo confesso. Sono stata io a derubare la banca. Agente, faccia il suo lavoro e mi porti via. Ma che? Come faceva ad avere tutto quell'oro in tasca? Chiunque abbia preparato queste ciambelle merita una statua. Oh mio Dio, sono così buone. E quella roba lì? Oh, niente, è meglio metterla via. Se lo dici tu. Comunque delle ciambelle buonissime. Decisamente conviene rimanere nascosta. Accidenti, ci è mancato poco. Pronta per il prossimo round? Questo. No. Ah, adesso tocca a me scegliere. Grande, vinco io. Vinco io. Oh, oddio questa sfida. Tocca a te. Questa sì che è una delusione. Scommetto che il mio sarà molto meglio. Tadam! Ma dov'è la mia sorpresa gigante? Che cos'è, uno scherzo? La mia caramellina non sembra così male adesso. Dolcissima!
E si vanta pure. E adesso che mangio io? Ah! Ripariamoci! No, dai, è il nostro giorno fortunato! Ma allora era questa la sorpresa gigante, wow! Ne voglio una porzione così, allora. Il mio round preferito della sfida. A chi non piace un buon uovo, soprattutto a colazione? Ok, ragazze, preparate delle uova. Uova, davvero? Che roba noiosa! Beh, diamo almeno un'occhiata e scopriamo che abbiamo qui sotto. Davvero? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ci sono. Ed eccola che se ne va. Che mi invento per questa sfida? Mi è venuta un'idea. Ma mi servono gli strumenti giusti. Pronto? Sì, vorrei fare un ordine. Grazie. Oh, eccolo qui. Sono molto soddisfatta della velocità. Ecco le uova. Devo soltanto aprirle. E separare i tuorli dagli albumi. Adesso verserò i bianchi nel mio piccolo aggeggio. E aggiungerò del colorante alimentare così. Mescolerò il tutto usando questo bastoncino. Che bel blu, vero? Inserisco questo piccolo top e poi il coperchio. Devo assicurarmi che sia ben stretto prima di procedere col prossimo passo, ovvero mettere tutto in una pentola piena d'acqua. Facciamo bollire per poter cuocere gli albumi, che non sono più bianchi visto che ho aggiunto il colorante. Apriamo e vediamo come sono venuti. Guardate che bello! È tutto blu e ha la forma di un cuoricino. Adesso aggiungo i tuorli. Wow! Anche questi devono essere cotti, quindi l'aggeggio torna di nuovo sulla pentola. Dovrebbe essere sufficiente così. Togliamoli dagli stampini. Ed ecco fatto! Sì, che bello! Il risultato è perfetto! Li tiro fuori dagli stampi e li metto su un piatto. Guardate quanti colori e quante forme! Sono sicuramente le uova più belle. Wow, sono bellissime! Oh? Oh? Vieni qui, stupido uccello! Ehi, guardate questo uccello! Dovevamo creare delle uova, arcobaleno, non un uccello. Eh? Uova? Non credo di aver ricevuto quel messaggio. Facciamo, prima tu o prima io? Giochiamo a sasso, carta, forbici per decidere. Ok, ci sto. Sasso, carta, forbici! Sì, ho vinto, tocca a me. Vediamo che cos'ho. Ah, non hai proprio un bel niente. Ah, lo dico io a te, anche il tuo piatto è vuoto. Ci sarà un trucco. Controlliamo sotto. Oh, niente di niente. È possibile che sia questa la sfida? Wow, hai visto? Questo hamburger è spuntato dal nulla. È giusto in tempo. Sto morendo di fame. Un hamburger ci vuole proprio dopo tutti quei dolci. Davvero molto buono. Dai, su, anch'io voglio un hamburger. Oh, hai visto? Sì, ha funzionato anche con me. Che carino il mio hamburger, tutto colorato! Vediamo se oltre che bello è anche buono. Certo è un hamburger. Ehi, pensi anche tu quello che penso io? Oh? Sì, sì, ho capito! Forza, tavolo magico, dacci altro cibo! Dai, dai! Oh, non funziona più, la magia è finita! Forse poteva succedere solo una volta. Abbiamo fatto del nostro meglio. Aiuto, che succede? Il terremoto! Guarda, tutti gli hamburger del mondo, acchiappali! È un sogno, ce n'è in abbondanza per tutti e due! Eccone uno, preso! Ce n'è un altro! Direi che me la sto cavando alla grande, uno per me e un altro! Magari piovessero hamburger tutti i giorni! Ehi, prendi questo! Ehi, così non vale! Ecco l'ultimo, tutto per me! Uno più buono dell'altro! Oh, sto scoppiando! Da me continuano a piovere! Forse posso farli smettere? No, basta, ho detto, aiuto! Ehi, basta, è letteralmente sommerso di hamburger! Oh no, ormai è andato! Tranquilla, ce l'ho fatta! Ma per un bel po' di tempo non voglio più vedere hamburger! bene, con che cosa giochiamo adesso? Noodle! Chi non ama i noodle? Ovviamente voglio che siano colorati! Noodle arcobaleno, per favore! Ah, noodle arcobaleno, questa volta non so proprio come fare. Hai qualche idea? E questo spuntato dal nulla? Vediamo! Ehi, non c'è niente, qui è vuoto! Ah, cara tontolona, guarda il piatto! Oh, il piatto, ma certo, sapevo che la roba era lì! Sembra che ci siano dei noodle istantanei, anche il colorante alimentare, ehi, dammelo! Aggiungo del colorante in questa ciotola piena d'acqua. Fatto, il rosso dovrebbe essere sufficiente.
Adesso aggiungo i noodle. Mescolerò bene sia per idratare gli spaghetti che per mescolare il colore. Guarda un po', sono diventati rossi! Adesso devo soltanto aggiungerli al piatto con gli altri noodle. Hanno anche un ottimo profumo. Non credi? Cos'è questo delizioso aroma? Incredibile, wow! Ehi, non puoi mangiare gli spaghetti con le mani, rimani qui, prendo gli utensili. Nutella, buonissima! E qui cosa abbiamo? Perché mi hai spezzato il cuore? Wow, sembra un'anima in pena, sono esausta solo a guardarla. Non mangiare i noodle con le mani. Ci sta mettendo una vita, quanto devo aspettare ancora? Questi noodle sono miei. Ehi, fermati, sta mangiando i noodle! Oh, eccolo che arriva, meglio prenderli e scappare. Ho trovato le forche... Ma dove sono finiti i noodle? Pensa di potersi nascondere da me? Seguirò le tracce di noodle. Oh, mi hai trovato? Non posso credere che tu li abbia mangiati tutti mentre non c'ero. Beh, non tutti, ce n'è ancora qualcuno per te. Piatti grandi, medio, piccoli, che importa se il cibo è delizioso? Se potessi avere un piatto di cibo gigante, quale sceglieresti? Faccelo sapere nei commenti qui sotto.